Quando capiranno? Quando capiranno? Buondì, buonasera e buonanotte. Bentornati a questa nuova puntata con Phoenix Point. Siamo ancora sotto attacco dei pandorani. Ci stanno attaccando un centro di estrazione dell'orecalco. Quindi li mazzoleremo per bene. Con il team in cui fanno parte i nostri cari Okramot e Toby J. Senza Terminator stavolta. More difficult. Nell'attesa di trovare una dannatissima Citadel. Con la dannatissima Sella che ci garantirà, o come diamine si dice, che ci garantirà di andare avanti con la storia. Oliate il Kalashnikov, tanti pensieri e preghiere per noi, e via con la sigla. Dannatissima Sella. La voglio catturare. Rieccoci qua. Questo è il dannatissimo Lair che sta aspettando di diventare una Citadel. Abbiamo già commerciato? Sì. Padorans will reach our calcum mine in 1 hour. Quindi tempo di... Oh, potrei anche... Questo che cos'era? Era Protein Mutant Field, potrebbe interessarmi. Lo stiamo creando, ho un po' di cose del genere, va bene. Magari un po' di armatura potrebbe servirmi, ma non mi ricordo mai che armatura serve ai miei soldati. E non è molto bella questa cosa. Ah, l'armatura per lui, giusto. Questo è il team che scenderà in battaglia adesso. Intanto facciamo, costerà l'ira di Dio, però fa niente, una Golem B Armor, la Jet Jump, l'armatura che ha adesso il nostro simpatico amico non dà Jet Jump e non va bene, quindi gli dobbiamo creare un'armatura che faccia balzellone balzellone. Ecco fatto. Intanto stiamo producendo altra roba, personale. Dovremmo, se possibile, equipaggiare... Sì, sì. Una bella Athena. Grazie. Perché voglio, se possibile, catturare altra gente. Okramotus è ancora in attesa di fare la doppia classe da una vita. Non so se darti la Shargun o... lasciarti il Redemptor per ora, che penso siano più o meno equivalenti. Tu hai la pistola per paralizzare e va bene così. Tra l'altro puoi avere un leggero... no, per ora no. Tu hai la pistola paralizzante e il mitra e va bene così. Il bombardier non ti servirà mai. Potrei darti questo, però non abbiamo skill point al momento. Tu hai praticamente tutto. Carriage Burst potrebbe interessarti. Tu potresti essere un ottimo bombardiere. Ma ce l'abbiamo la Ball Golem Heavy Armor. Tra l'altro abbiamo anche un po' di fucile a cecchino. You. Performanti di questo, ma almeno questo puoi sparare due volte senza avere sempre il bisogno di... quick aim, quick aim, quick aim, eccetera, eccetera. Tu devi ancora livellare. Mannaggia di pescetti. Tu sei un altro team. Diamine, tu ce l'hai la possibilità di avere un'armatura degna di questo nome. Che cavolo. Ah, quindi tu fai adesso, avendo quell'armatura là, il mio dubbio su farti fare jump o double perception si risolve, perché devi fare double perception. In questa fila manca ancora quello della Sella, guarda caso, maledizione.
E va bene così, un lancio granate che dovrebbe diventare il prima possibile un contro destini, dovrebbe servirci un rebuke e un altro destini mi serve, ovviamente mi servono altri materiali e per ora va bene così. Malena, tu hai Self Defense Specialist. Tra l'altro tu sei un assalto, quindi invece che il piranha ti potrei dare questa. Però è un po' più da vicino, quindi niente. Posso dare a nessuno la shotgun, a parte te. Quanta di range? Redemptor è migliore. E allora va bene così, dai. Te ne do la te. Così intanto per simpatia. Se avvicina qualcuno troppo invece che la pistola, facciamo secco con il fucile a pompa. Tanto potrei anche, perché qua... Shotgun with più 20 di accuracy. Che non ha adesso in questo momento. Vai, va bene così. Oh, quanta gente devo ancora... Ah, tra l'altro adesso, dopo l'ultima ricerca, possiamo anche trasformarlo in gustoso cibo. Ma non interessa il mutagen per ora. Anche perché mangeresti una bistecca di questo tizio? Per ora non ci serve. In compenso abbiamo abbastanza per pompare un altro. Tu non hai l'ultimo livello, mannaggia, tu una mannaggia. Ti potrei dare questo, però non ti serve una mazza, anche perché tu lanci Fireworm, quindi non hai bisogno di Spire Drone. Pantaloni che danno un sacco di stealth. Anche perché tu in teoria camperesti di stealth. E questo non te lo dà. E come armatura abbiamo questa. Stealth più 20. Questo dà accuracy più 5. Andiamo così, va. Alta accuracy più 4. Mi spiace, sono sempre le sezioni un po' tediose queste, però sono abbastanza importanti da alcuni punti di vista. Tipo il mio. Dai, va bene. Alva? E attendiamo di andare là. Oppure... possiamo andare a prendere questa. Il gift sta andando qua. Con... potremmo fare deploy, eh? Iniziare ad attaccare qua. No, dai. Tu sei... alfa. Bisogna di material. Vai a commerciarlo qua. Yeah, andiamo. Facciamoci sotto. Un blu scuro va bene. Facciamo un bel verde acqua per il nostro mutoid. Verde acqua e bianco. Ah, che bello che è. Abbiamo anche questo che potremmo... Perché siamo in scarsità di materiali.
molto come si chiama, molto Mad Max, ma non serve una sega. Forse per quel coso è meglio darlo a Ocrom. Ci vede un po' meglio. Dai! Deploy e andiamo. Andiamo a mazzuolare. Eccoci qua. Eccoci qua. Allora, kill all enemies, giustamente. Però dove sono gli enemies? Non lo so. Proviamo. Abbiamo qualcuno tipo tappeto che può capire, può vedere. Ah, stavo quasi dimenticandomene. Mi ha staccato un orecchio. Can't wait. Tanto in questo turno tu adesso devi vedere dove arrivano gli altri. Enemy spotted, bravo. Mi aspetto un sacco di enemy spotted da te. Due. Ne sono uno di qua che non puoi raggiungere e uno di là che puoi raggiungere, ma lo raggiungi col... ecco. Un po' pochini per essere, per tentare un attacco qua, eh? Dai, adesso ce n'è un altro. Siete comunque pochini. Chi ci portiamo a casa? Lo Scourge Alpha è quello un po' più pericoloso in questo momento perché ha mitragliatrice e lancia granate. Mindfragger ce la possiamo fare. Brute Champion, stia lì. Lo Scourge Alpha cos'ha? 120 su 120, quindi potremmo paralizzarlo in un solo colpo. Molto bene. Il Mindfragger riesce ad arrivare qua. Mettiti qua. Ci mettiamo in Overwatch di qua. Qualche simpaticone tentativo. Iniziamo a fare simpaticoni, con queste. Tipo la Gubon Bomb. E questo l'abbiamo appiccicato al suolo. Molto bene. Mettiti qua. E adesso sarò circondato da gente che tenta di attaccarmi dall'altra parte. Paralizzato, quello è troppo lontano, vediamo. Praticamente come se non riuscisse a colpirlo. Più vicino. E via. Allora. Okramoth potrebbe fare del male. Però se ce li portiamo a casa un po' meglio, dai. No. Okramoth, fai là. Controlla se arriva qualcuno di qua, che non si sa mai. Allora, arriva una sirena, mi fa un fondo che fa provincia. Be right there. On my way. E mettiti in Overwatch di qua. Guglielmo Hotel. Tu non riesci a beccare nessuno. Simpaticamente lanciamo un po' di vermiciattolo giusto per capire se c'è altra gentaglia. Eccolo là.
E uno l'abbiamo allertato. Vabbè, fa niente. E andiamo a vedere se c'è altra gentaglia di viva. Che bel lancio. E qua non c'è nessuno. Meglio così. Rinforzi. Va bene. Questa è una seccatura. Aia. Ciao. Povero vermicello. Due cecchini. Questa è una pessima notizia. Buona notizia, sono tutti Triton. Sono tutti nemici abbastanza stupidi. Cattiva notizia è che ci sono questi due cecchini. Quick aim. No, crap. Clearance, quick aim. Penso che con tutta la paralisi che ti ho dato, tu col fucile da cecchino hai finito di sparare. Allora. Su 12. Sai perché su alcuni da più paralisi e su altri no? Vabbè. Può impanicare quello lì che è già paralizzato e quindi non me ne faccio niente. Lanciare una bomba, ma quello non lo beccherai mai. Quindi direi o ci spostiamo. O così, ci spostiamo qua. Lanciamo un vermicello a infastidire questo dannatissimo cecchino. Dai. Molto bene. E ci andiamo a riparare. Ah, ecco perché 31, perché l'avevo già paralizzato quello lì. Diamine. Il piano è cercare di evitare di essere colpiti da quell'affare. Vorrei farti fare un dash e mazzularlo per bene. Scusate. L'influenza sta giocando brutti scherzi. Adesso salteranno fuori una sirena, una chirone e tutta quella bellezza. Ah no, strano. Potrei fargli un kick, però. No, lui. Potrei sparare. Non riesco neanche a colpirlo col 50%. Ma diamine. Questa non è una buona notizia. Tu sì. Tu hai una buona probabilità di colpirlo e tu potresti colpirlo. Gli stacchi il Viara. Dai, davvero? Simpatico scherzetto. Gli abbiamo tolto lo schioppo. Adesso rimane ne rimane solo uno di cecchino con il laser, però. Tyrant Alpha. Sfruttiamo il fatto che tu sei un berserker, quindi l'armatura la sfracelliamo. Oh.
Meno 30 armatura. Benissimo. Vai. Lo faccio ancora. Guglielmo Tell. Non ricordo mai quanto ha di... Anche perché se ti sposto qua, poi tu hai un simpatico paralizzatore che... No, un simpatico cecchino. Lo potremmo fare così. Vai di qua. Paralizzalo. Non hai vanish. Questa è stata una pessima scelta non darti vanish. Ti puoi sparare all'Hitman, al Tyrant. Dai, andiamo un po'. Dai. Abbiamo una marea di will point. Ma come siamo messi? Oh, c'è quel Tyrant Alpha che è proprio lì, che aspetta un nostro colpo. Molto bene. E proviamoci. Molto bene. Toby, per ora non so cosa tu possa fare. In teoria, se ti piazzi di qua, potremmo già iniziare con una buona granata in mezzo ai simpaticoni. Allora, facciamo un blast. No, non tanto. Intanto potremmo già liberare un po' di terreno. Vai. Abbiamo ancora un vermicello che è appena arrivato, quindi dobbiamo... Ah, aspetta. Doveva arrivare qualcuno di molto fastidioso. Va bene. Questo problema. Questo se ne va, non può fare altro. Accidenti, ho visto un vermicello e gli vado addosso. Questo diventa l'obiettivo primario. Comes online. Eccolo! Sta facendo il giro questo qua, eh? Furbacchione. No. Devi prendere un furbacchione che ci sta qua. Yeah. Ah, perfetto. E tu da qui non ti sposti più. Vai di qua. Non ti ho ancora fatto fare il suo vestire da Heavy, ma fa niente. Potrei lanciare un Poison Worm o una Goo Bomb. Dovrebbe fermare questo. La Goo Bomb. In quel caso lì tu hai un launcher. È un po' rischioso, però proviamoci. Bene, abbiamo appiccicato.
Un tiro pessimo. Quello invece è già migliore. Vai. Mi ha fatto sparire lo scudo. Fastidio. Yes. Non hai mounted weapon di nessun genere, eh? Dannazione. E perché adesso dovrebbe essere interessante muoversi di qua? Per andare a prendere... quell'accidente di... bestione. Tu puoi prendere il bestione? Come diamine fai? Hai anche una buona vista su quello. E intanto facciamo così, eh? Gli puoi anche sparare, già che ci siamo. No. Invece sì. Molto bene. Guglielmo Hotel. Molto bene. E uno di meno. Guglielmo Hotel, dove sei? Qua. Non lo becchi. Qua invece lo becchi, ma non è il caso. Lo shield bearer è proprio in una posizione orribile. Mi senti qua? Vediamo se quello c'è. Forse riusciamo a... non riusciamo a staccargli una gamba, eh? Un braccio forse sì. No. Inizio a pentirmi di non averti dato cosa che dà il bonus sulla precisione. Okromot, mi sa che devi fare gli straordinari per andare a prendere quell'affare là. Eyes peeled. Re-aim. Non un granché, ma meglio di niente. Il vermicello, che è il più figo di tutti. Andare qua. Tappeto. La possibilità di sparare. Sì, ma... non un granché, no. Non cambia assolutamente niente. Mettiti in Overwatch, appena fa un balzello in avanti, lo tenti di fulminare. Tu sei già fermo, non puoi fare niente. Tu puoi muoverti un attimo di qua, ma non cambia. Anche tu il prossimo turno. Vediamo di renderci utili. Stanno iniziando a bombardare quella squadra. Questo è disorientato.
quindi può solo attaccare. E per quanto lo riguarda è una cosa abbastanza inutile. Abbiamo mancato? Non una buona cosa. Qui te ne vai. Tu sei quasi morto. Allora, standing by. Ti arrivi con granate. Andiamo a fare un broom blast, l'ultimo, poi devi ricaricarti. -40. Inutile. Sì, è ancora attivo, è vero, ma potrebbe andare peggio. Non ci arriviamo per un niente, eh? A lanciargli la goo bomb. E vabbè, continuiamo a fargli del male. Possiamo staccargli le gambe cortesemente? No. Abbiamo qua questo qua che sta per morire. 16, 24, 32, non mi interessa portarmela a casa. Ok, gli ha staccato un braccio, lui non può più fare niente. Riusciamo a staccargli la testa? Ma quanto è bella questa cosa, vai a ripararti adesso. Molto molto bene. Come siamo messi qua? Ci possiamo portarci a casa ancora? Proviamo ancora là, Eron? Disruption. E va bene anche così. Adesso, caro amico mio, non puoi fare più un tubo di niente. Allora, questo è un altro mosso. Don Diego, vai di qua, va. Questo tag che deve ancora morire, ma pare che morirà molto presto. Siccome adesso è un po' inutile sparare con la pistola paralizzante. Nothing on action points, giustamente. Questo lo ammazziamo. Però quello che avrebbe più bisogno è Don Diego. Tutti gli altri hanno livellato. A Mario. There
Setting up a shot. Vediamo un po' come siamo messi qua. Vai! Morto. Morto. Morto mortissimo. Super morto. Sono morti in due. E questo si fa catturare. Oh, questo non è più good. C'è un po' di movimento nascosto. Il thug. Abbiamo un mindfragger di qua. Nulla di spaventevole. E portiamoci a casa anche questo, va. Usiamo come animale da compagnia. Uff. C'è un po' di exp. Perché un po' di exp. Riusciamo a ammazzarlo con questo? No, neanche per sogno. Quindi, quick aim. E tiriamolo giù, dai, che bisogna fare un po' di exp qua, eh. Uffa. Standing by. Non riesce a prenderlo con là, eh. Beh, direi che gli abbiamo fatto abbastanza male. Gli abbiamo disabilitato tutto tranne il torso rigenerante, scusa. Ah, giusto. Quando urli il panico. E ancora due action point. No. Ah, questo era ancora good per poco tempo. Dobbiamo fargli male. Dobbiamo fargli male. Vabbè, pausa un po', non che si può muovere. Questo affare qua rischia di venire fuori e farci intanto male, quindi dobbiamo muoverci. Secondo dash. Tu come... tu hai la spitterez con me, ecco infatti. Oh, ehi, sei messo morto, sei proprio bastardo, eh. Un sacco di roba che fa male. Dai, corri, corri ragazzo laggiù che dobbiamo tirarlo giù quello l'affare là, eh. Sparargli solo una volta. Bene, mi ha tolto due armi su tre e l'altra è lancia granate. Penso che voi non possiate più fare sostanzialmente niente, dovete spostarvi in avanti. In avanti. Tutta gente paralizzata. Vermicello già mosso, l'altro vermicello, pace all'anima sua. Sessanta di bleeding, quello è praticamente morto. E questo chi è? Oia. Oia.
Pensami a Leon. Immagino. Ok, poteva essere migliore, poteva essere peggiore. Com'è andato? I'm on the move. This might work. Ora con 60 di bleeding dovrebbe. Uiaiaiaiaiai, questo ha fatto un male cane. Sessanta di bleeding, questo quanto i punti vitali ancora? 30, quindi il prossimo turno sei morto. Direi skippiamo. Ed è finita qui. Oh, Guglielmo Tell arriva all'ultimo livello, molto bene. Devo livellare anche lui. Beh, non male. Sempre Tentaculat che ha bisogno di un sacco di... Guglielmo Tell. Vanish, ecco perché non ce l'avevi. Era ancora, era il livello dopo. Io potrei far barattare con Weak Spot. Nah, Vanish. È importantissimo averlo. Questo potremmo usarlo come sostituto del decoy. Che non abbiamo. Come decoy usiamo un cadavere gentilmente lasciato per terra da qualcuno. Posso averne catturati di più? Vabbè. E va bene così. Possiamo creare altre armi antiche. Tipo uno Scorpion. Ci manca 50 gas. Manca un sacco di gas. Ok, andarla a prendere. Questo è un tempo uno spreco star qui, eh. Delta sta raccogliendo il gas. Bravo, sta andando a raccogliere i cristalli, perché? The Gift sta andando a prendere qualcun altro. Rimanete solo voi. Tentaculat ha bisogno di una cura immediata. Anche tu. Altro tu puoi andare in giro con questo adesso. Aspetta, questo ha molto più raggio. Danno, più raggio e più ammo capacity, quindi vince. E però sto avrai un po' di torrette. Tu potresti andare in giro con questo. Ci può paralizzare. Li stendiamo. Tentaculat ha giusto bisogno di una giustatina.
piuttosto che ammazzarli, andiamo a dargli un po' di Mounted Weapon Proficiency. Deve essere interessante. Tu hai il fucilone e questo che non ti serve. Dovresti avere un'arma paralizzante, ma non ce ne sono più, eh? Abbiamo quella di Qbert. Dove è finito? Cosa ho fatto? Cosa ho fatto? Fatto sparire? Fatto sparire il New Riser? Fatto sparire il New Riser? Questi bug! Questo è un bug che ha costato abbastanza, eh? Questo mi ha abbastanza infastidito. Più 20 di... Almeno è un po' più di accuracy. E se serve l'altro schioppo. Dono, buon Dio, devi livellare. Te potrei dare un'altra, una shardgun. Ma per ora va bene così. La matrice di mangione. E va bene così. Mancava l'arma paralizzante, sparita nei meandri dell'iperurania. Potrei darti trooper con 10% di danno e 20% di accuracy, ma qui protest, perché è di... abbiamo qualcuna di tipo quello del Deimos, no, eh? Sì, lo so, sono sezioni pallose. Tra poco finirà e proviamo a metterci addosso, dare addosso a quelle canaglie. Qual è il malus sulla velocità? In questo almeno viene compensato. Meno uno di due. Almeno riusciamo a muoverci un po' meglio. Qbert va bene così. Tentaculat è l'arma da vicino più letale che ci sia. Fire on Sloth non ti servono. Proprio strength. Questo quanto pesa? Vediamo più strength. Assalto e bisogno di velocità. Vabbè, tanto qua non abbiamo bisogno di catturare nessuno, no? Dimmi che me l'hai rimesso qui. Bravo. Se no mi arrabbiavo tantissimo stavolta, eh? Va bene, dai. Ah, guarda quanta roba che dobbiamo fare ancora con Pdor. Armor Break è utilissimo. Deploy. E muoviamoci. Eccoci qua. Vediamo fino a dove possiamo arrivare, eh? E probabilmente per voi non cambierà nulla, per me sarà un arrivederci tra qualche giorno. Forse ho sbagliato a fare così, però fa niente. Prima cosa, abbassare il volume. Seconda cosa, Sir Frenzy.
Ok, allora. Nessuno che la percepisce. Tu hai la percezione. Quindi tu vuoi vedere dove ci sono gli avversari. Abbiamo trovato il guardiano, abbiamo trovato un'oplita. Il guardiano è di là. E la cosa mi rende abbastanza felice. L'oplita è di lì. Perfetto. Ah, tu tra l'altro dai una bella riparata. Eh sì, eh. Per prendere solo l'oplita? Non una bella cosa. Cercare di prendere anche il gigante laggiù in fondo. Andiamo a vedere se c'è qualcun altro. Alerted. Confirming target. Vabbè, possiamo ammazzarlo, eh. On the mark. No, 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 lui lascialo stare. Ah, non hai visibilità, visione sullo plita. Pessima idea. Peccato 3. Action point. E tu non hai possibilità di sparargli. Manca sempre un pezzettino, per finire le cose. Tentaculat, vai a vedere se c'è qualcun altro, va. Cortesemente. E qualcun altro? Sciamo lì indifeso questo turno. No, non possiamo fare niente. Qua sotto ce n'è un altro, tra l'altro. Lavatrice. Moving to coordinates. Proteggi. Octopus Garden. E lancio una bella distrazione. Eccolo, è saltato fuori un altro. E ne salta fuori un terzo, eh? Ma si possono arrampicare? Tu sei morto. Tempo di usare Rapid Fire. Povero vermicello, che brutta fine. Taculat, sai cosa devi fare? Mazzuolare.
mazzolare come se non ci fosse un domani. Tira sullo scudo. Rapid clearance. E dietro. E vai. E uno. Dashing through the snow. Con un bel tentacula. Adesso saltano fuori altri 4 di questi. Cosa hai fatto a quel povero vermicello? Prenditela con una della tua misura adesso. Se hai il coraggio. Molto bene. E questi 3 li abbiamo fatti fuori. Ora dobbiamo vedere se ci sono di qua. Spero ovviamente di no. E da quest'altra parte. Tanto voglio vedervi qua. Qua non c'è nessuno. Però è così. Di qua. Tutto sarei caricato di torrette al il primo possibile. Non hai visibilità su quell'affare là. Vai di qua. Here comes the Phoenix. È sempre la faccenda di farlo fuori un turno solo. Fine al turno. Iniziamo a mazzolarlo? E iniziamo a mazzolarlo. Non dash, ma qui che è? Bene. Ovviamente dobbiamo togliergli la testa. Non ho visto che la testa è stata rimossa. Infatti non hai colpito la testa. Non hai ancora colpito la testa. Non mi stai rendendo felice, eh? Se quello si arrabbia, la testa ce la fa rotolare con un colpo solo. Ready. Tranne lui, se si arrabbia. Ti prego, ti prego, ti prego. Bravissimo. Bravissimo, ti adoro per questo. Scudo. Per
prossimo turno vediamo se c'è qualcun altro che vuole farsi avanti oppure no. Riesce a colpire nessuno. Eh no, è coperto quello. Vabbè. Dove si riesce? Non abbondio. Mazza che saltoni. Distraiamolo. È entrato? Ne distraiamolo comunque. Avrei potuto mandarla qua sopra, ma fa niente. E sono due. Ok. Tu sei coperto dallo scudo, quindi non dovresti avere problemi. Quello non era previsto. Hai fatto la mossa più stupida che potessi fare, ma va bene così. A me va più che bene. Andato nel panico con quel vermicello. Sì, ti stai facendo male da solo, fantastico. Va bene, lancio un altro subitamente. Diabolic. Lanciagliene subitamente un altro. Se li manda così nel panico. Subito. Uff. Anzi, ve ne lancio pure un altro. Tu hai visibilità su quello, quello pulita. Molto bene. Una gamba staccata. Iniziamo a sfruttare la possibilità di rompere un po' d'armatura. Vai! Ah! Brutta sorpresa. Fumble. Ci sta. Anche quello è un bersaglio succoso. Sì, ma dannazione. Colpiscilo, esatto. Bene, uno di meno. Don Abbondio.
Non gli hai staccato una gamba, ma fa niente. E te che lo devi fare adesso? Avvicinarti. Però con circospezione. Perché quelli se menano, menano forte, eh? Lining up a shot. Failed to connect there. Ah, sei pessimo. Comes online. Va bene. Vediamo se sono ancora distratti da vermicelli vari. No. Stavolta no. Allora, tu ti meriti un altro bel vermicello in mezzo alle scatole. Povero vermicello. Questo sta avvicinando pericolosamente a Tentacula. E lì ce n'è un altro. Due vermicelli di meno, tra l'altro. Scudo, qua c'è uno scudo. Eyes peel. Andiamo già a cercare di distruggergli qualche scudo. Target missed. Hai colpito nello scudo, vero? Sì. Allora non è mist. Questo è mist. Questo mi ha fatto arrabbiare. Perché l'hai mancato? Bene. Adesso lui non ha più difese. Riusciamo a tirarlo giù? No, perché non lo vediamo. Sì, questo vuol dire che puoi sparare. Improbabile che lo colpisci. Piuttosto. Caro Don Abbondio. Vai Don. Vai. Tiramelo giù, ti prego. Perché abbiamo sempre male con la mano. Come dicevamo prima, questo si merita un bel vermicello in mezzo alle scatole. Anzi, due. Due bei vermicelli. Che però non sono arrivati nel punto giusto. L'oplita. Facciamo il solletico. On the mark. Bello, bravo.
Non me lo aspettavo. Tu non vedi nessuno. Devo rifare un po' di armor break, va? Ma dicono che i berserker non vanno bene con i cecchini. Sì. Come siamo messi qua? Dai, dai, prego andare. Fagli un paio di colpi con questo. Quanti resisted? 601 danni, eh? Io non voglio dire che è figo, però è effettivamente abbastanza figo. Tentacula, a te l'onore di tirarlo giù. Eh sì, dai, poi ho anche tempo di ritirarmi. Intanto brucia pian pianino. Disfalo. Bravissimo. Qua. E scudati per il disagio. Un vermiciattolo che è appena arrivato. L'altro. Abbiamo mosso. Non gli fa più male il fuoco. Povero. Vabbè, tanto quei vermicelli lì già quando li lanci sono condannati. Mancato. Vediamo dove metti lo scudo adesso. Puoi scegliersi i cecchini o il povero. Scegliere i cecchini. Ok. Quindi tu finirai balestrato a morte. Non tu. Non tu. Non tu. Proviamoci. Quella colonna in mezzo però è un fastidioso incredibile. Pessimo. Pessimo. Come sprecare 5 will point? Lesson number one. Beh, almeno gli abbiamo fatto danno a quello lì, dai. Sì, non preoccupate. Adesso gli stacchiamo lo scudo e quello è morto e stecchito. Molto bene. Visibilità solo su uno? Vabbè, iniziamo a tirarlo giù. Target down. Qua è quello che con più salute di tutti. Tu non vedi nessuno, eh? Tu vedi? Quello è anche inutile da provarci. Ha riscosso un grande successo.
Continuiamo. Anche qua non lo beccherò mai. Plita è quasi morto, ma da questa parte non si riesce a prenderlo. Oh, ma qui sì. Prima era il Clearings. E direi che la chiudiamo qua, ma da qui riesce a mastarlo? Sì. Bello che non devi neanche andargli troppo, troppo vicino con questo. Almeno due vermicelli tornano a casa dalle loro famiglie. Bravo Don Abbondio. Bene, abbiamo... Perché c'è sempre da riparare? Tentacolo. L'avevo riparato. Bene, un sito degli antichi è stato rimesso a posto. Un sito degli antichi è stato conquistato. Tu hai livellato, puoi fare Rapid Clearance addirittura. Non so quante volte lo userai, ma va bene anche così. La pistola ovviamente è sparita nel nulla. Quindi willpower potrebbe essere utile. Bombardier col Destiny non è male. Dai, bombardier. Dovresti fare retro fire. Oppure un punticino in più di willpower. Diamo un po' più di velocità. Adesso è fatta bene. Super silenzioso sferragliatore. Ti serve gas, ci serve un sacco di gas. Bene, io direi che ragazzi, ciao a tutti e ci vediamo nella prossima puntata. Fatemi bene.